affianco al miglioramento dei trasporti e alla impostazione di moderni metodi di produzione agricola, la regione sarda ha dovuto affrontare i problemi con la costruzione di nuovi agglomerati vicini ai posti di produzione. L'urbanistica sarda era caratterizzata da agglomerati che accentravano gli abitanti in luoghi molto distanti da quelli di lavoro, provocando una grandissima perdita di tempo negli spostamenti per raggiungere il campo. Inoltre, questo stato di cose costringeva, specialmente i pastori, a vivere come veri e propri nomadi sulla loro terra. Basti pensare che il pastore sardo passa il 70% dell'anno fuori di casa alla ricerca di nuovi pascoli. Il centro di Palmas Suergiu, cui si riferiscono queste riprese, è uno dei tanti esempi di una nuova impostazione urbanistica a fianco dell'azienda agropastorale che produce ortaggi e medicai per l'allevamento del bestiame. Non bisogna dimenticare poi che la Sardegna, essendo un'isola, ha la necessità assoluta per la sua sopravvivenza di efficienti comunicazioni via mare con il continente. Il commercio, l'industria e l'agricoltura possono rinnovare la Sardegna solo attraverso i carghi grossi o piccoli che collegano l'isola con il continente e i vari centri dell'isola stessa tra di loro. Grande importanza hanno dunque anche i porti, anche se piccoli, come ad esempio questo di Sant'Antioco, che è un porto di quarta classe. Qui vengono caricate le navi che trasportano il carbone estratto dalle miniere di Carbonia.